Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi volevo parlare di un programmino gratuito in questa versione che vi presento, utile, ma veramente utile per cercare di pianificare il prossimo orto estivo. Io parlo del prossimo orto estivo, ovviamente questo funziona anche per l'orto invernale, ma questo è ancora troppo presto. Ve ne parlo in questo video e cerchiamo di vedere pregi e difetti di questo programma, ma soprattutto i pregi sono quelli che servono a noi. Rieccoci tornati sul canale. Piccola premessa: il video non è sponsorizzato. Questo programma è gratuito, è disponibile per tutti. C'è anche la versione a pagamento che costa 18 euro all'anno e dà qualcosa in più che ve ne parlo dopo. Ma questa è la versione gratuita, la potete scaricare anche voi. Detto questo, fatto questa premessa d'obbligo, due parole su questa applicazione. A cosa serve questa applicazione? Questa applicazione serve per progettare l'orto in modo millimetrico, direi. Adesso vi faccio vedere. Ecco, andando al pianificatore, chiede soltanto una registrazione, password e login. Arriva l'email di conferma, la si clicca ed è tutto gratuito e si entra poi in un'applicazione che è, a modo mio di vedere, secondo il mio modesto parere, spettacolare. Entriamo qui. Entriamo in una schermata del genere. Allora, cosa succede? Succede che una volta loggati, qui vedete in alto a destra compare la mail con cui vi siete loggati e quindi siete nella vostra pagina. Ora vi compare questa schermata qui dove voi potete inserire i dati del vostro orto. Potete inserire le dimensioni. Io ho messo circa 10 metri per 10, quante persone siete in famiglia e la zona in cui vi trovate. Io ho messo, così giusto per dirvi che abito nelle Marche, Senigallia. Non abitano in Senigallia, ma giusto per farvi capire un attimino, è importante mettere anche la zona in cui risiedete perché lui poi vi dà il meteo aggiornato giorno per giorno ed è molto importante. Una volta avete fatto questo, salvate il vostro orto, applica le modifiche. Io ho già creato il mio, ma adesso vi faccio vedere perché è così bella questa applicazione. Fatta collaborazione, vi trovate una schermata del genere. A questo punto voi potete scegliere le piante che più vi aggradano, quelle che coltivate di solito o quelle che volete provare a coltivare. Scegliete la pianta che vi piace, per esempio l'asparago, e lo aggiungete qui. Ad esempio, eccolo qua, ve lo trovate qui. Una volta che avete scelto le vostre piante, chiudete e vi ritrovate in questo planning, in questo praticamente sfondo dove c'è il terreno che misura idealmente 10 metri per 10, che è quello che ho aggiunto io. Qui c'è la data in cui state cominciando a fare il vostro planning. 10 metri per 10, 3 persone, circa 17 tipi di aiuole, 17 verdure diverse. Ora, io ho aggiunto prima l'aglio cinese, ma a me non piace, quindi l'asparago non mi viene, quindi lo tolgo, giusto per farvi capire un attimino com'era l'inserimento delle verdure. Nel mio caso, vi parlo esattamente del mio caso, è perché questo programma l'ho trovato veramente comodo. Una volta che voi scegliete l'ortaggio che vi interessa, con la freccetta qui in basso a destra potete cambiare le dimensioni dell'aiuola, quindi contemporaneamente qui vengono fuori il numero di piante, mano a mano che ingrandite l'aiuola aumentano il numero di piante, quanti metri occorrerà per fare questa aiuola con questo numero di piante e per quante persone circa è questo fabbisogno. Io dal momento che faccio la conserva generalmente metto dalle 100 alle 120 piante di pomodori all'anno, quindi ho previsto un 110 piante circa. La cosa bella è che qua vi dice anche i tempi di semina, per esempio in area protetta si possono cominciare a seminare a febbraio e marzo, ovvero nel semenzaio, che è quello che farò io. Io ho sempre avuto questo problema di anticipare troppo o di posticipare troppo le semine in area protetta. Quindi questo programma a me mi viene comodissimo perché mi dice che a febbraio e marzo posso cominciare a seminare in area protetta. Posso trapiantarli verso maggio, che è corretto, io verso fine maggio di solito li metto a dimora, e qui ci sono i tempi di raccolta, e questo vale per ogni tipo di coltivazione, non solo. Cosa succede? Dal momento che avete scelto quante piante posizionare nel vostro orto, potete prendere anche le altre colture che avete scelto prima in quel menu e posizionarle lì dove volete. Se voi ci fate caso, quando io clicco su lattuga o su spinacio, il bordo dell'aiuola dei pomodori diventa verde e c'è qua su in alto a sinistra uno smile che sorride. Questo vuol dire che ho fatto una buona consociazione, ovvero ho unito due famiglie di piante che fra di loro non solo si aiutano, ma vivono proprio bene in simbiosi fra di loro. Se io ad esempio clicco, ecco qua, anguria, mi vedete che qua lo zucchino non va molto bene, è diventato rosso. Quindi come consociazione anguria e zucchino non vanno bene. Io qui ci ho perso tutta la mattina per fare questo mio planning, non ho trovato una soluzione migliore, quindi
dovranno andare d'accordo per forza queste due famiglie di piante, però nel limite del possibile voi potete scegliere cosa abbinare, che tipo di colture mettere uno vicino all'altra in base alle consociazioni. Questo è molto importante, perché sennò dovreste sfogliare di volta in volta manuali o internet per capire cosa mettere vicino a cosa. Ad esempio l'anno scorso io qui sui pomodori ho intervallato ogni 2-3 piante di pomodori con una di basilico, mi sono trovato benissimo, sono cresciute entrambe molto molto bene e lo rifarò anche quest'anno. Quindi vi dicevo, è importante usare la consociazione. Io ho lasciato un po' di spazio tra una aiuola e l'altra, saranno circa 50-80 cm per il passaggio. Voi ovviamente potete farlo in base alle vostre esigenze, non ci sono limiti su questo programma, potete usare tutte le verdure che volete. Ecco, se cliccate su ogni famiglia di ortaggi che avete scelto, ovviamente vi si apre sotto la schermata e ritorno al discorso di prima. Qui ad esempio per i peperoni mi dice che posso piantumare in area protetta, ovvero in semenzaio, da febbraio a marzo, metterli in piena terra a maggio e avere i primi raccolti qui in estate, da luglio ad ottobre. Ovviamente bisogna avere un attimo l'elasticità, un conto abitare in Alto Adige, un conto abitare in Sicilia, sono climi completamente diversi. Vale anche molto l'esperienza che avete fatto fino a questo momento e quella dei vostri vicini di casa che magari coltivano la terra già da un po', quindi bisogna sempre affidarsi a chi ne sa più di noi. Questo programma è utile non solo per questo che vi ho detto, ma già questo basterebbe solo per utilizzarlo, ma abbiamo anche un calendario personale dove possiamo aggiungere delle note e contemporaneamente ci dà il clima in base alla posizione geografica che abbiamo scelto. Per chi segue le fasi lunari ci dà anche la luna calante o crescente. Qui torniamo al panel dell'orto, qui abbiamo il forum che ancora non è disponibile, il blog che dopo ve lo faccio vedere. Qui sulla sinistra, sull'orto, sulla semina e sugli ortaggi abbiamo tre sezioni davvero molto interessanti, vi consiglio di leggerle. Sono tecniche di base, tipi di terreni, concimazioni, irrigazioni e tutto ciò che c'è da sapere sui semi, ibridi e quant'altro. Semina all'aperto, rotazione delle culture, semina nel piano di semina. E qui c'è una panoramica a grandi linee di ogni ortaggio che possiamo coltivare. Per esempio l'indivia ci dice la distanza, la posizione, la quantità, la concimazione, è fatto molto bene. Qui ci sono invece i problemi che si possono avere nell'orto, ovvero gli animali nocivi e le malattie principali che possono colpire i nostri ortaggi. Se vi interessa, sul blog ho fatto un paio di articoli l'anno scorso proprio per la prevenzione e la lotta sugli animali nocivi e la lotta con sistemi completamente biologici, vari macerati. Ecco, vi dicevo prima per il blog, una volta cliccato sul blog si va in questa sezione che è fatta davvero molto bene, con un sacco di argomenti, aggiornato abbastanza di frequente. Vi consiglio di dargli una letta perché davvero merita. E da qui poi si può tornare al pianificatore dell'orto. Due parole solo sulla versione Pro. La versione Pro, a fronte di una spesa di 18 euro l'anno, vi dà la possibilità di avere alcune caratteristiche. Per qualcuno possono essere importanti, per altri un po' meno. Io quella che trovo più importante è la rotazione delle colture nel pianificatore. È importante dividere l'orto idealmente in quattro parti per evitare ci siano malattie che attacchino in modo specifico quella coltura. Quindi se noi mettiamo le patate sempre nello stesso punto o i pomodori sempre nello stesso punto, possiamo star certi che lì arriveranno alcune malattie difficili poi magari da debellare o fastidiose. Se noi invece cambiamo la zona dell'orto, abbiamo più possibilità di avere una coltura più sana. Possiamo avere ancora la visualizzazione del piano dell'orto su mobile, sullo smartphone, quello che abbiamo fatto su PC. Possiamo programmare più di un orto e informazioni su 17 piante aromatiche e quant'altro. Possono essere motivi validi per spendere 18 euro o meno, questa è una scelta che dovete fare voi. Io probabilmente lo acquisterò, soprattutto per la rotazione delle colture, che mi viene molto comodo. Se vi interessa, sul blog c'è una guida. In concomitanza con l'uscita del video ci sarà una guida specifica su Tomappo, magari vi può venire utile. Se gli volete dare una letta ve ne sono grato. Tornando al pianificatore, termino questo video riassumendo un attimino le caratteristiche che mi hanno un po' spinto a utilizzare questo programma, ovvero la possibilità di avere sott'occhio il numero di piante per ogni aiuola, quelle che servono a me, e soprattutto la consociazione. Voi, se non so se conoscevate o meno questo programma, eventualmente se lo conoscete da più tempo di me lo sapete utilizzare meglio. Se mi volete dare qualche consiglio nelle note qui nei commenti ve ne sono grato. Adesso che è ancora freddo, c'è poco da fare fuori, avete il tempo di giocarci un po', come vi dicevo è gratuito, lo installate su PC, non è per nulla difficile da utilizzare e c'è molto da leggere appunto sulle sezioni, quelle sull'orto, semina e ortaggi. Bene, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi volete iscrivere al canale vi ringrazio, mi aiutate a farlo crescere, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.